Questa doveva essere la giornata di Fortnite e Royal Rumble. Ma si dà il caso che oggi non uscirà Fortnite perché alle 18 ho un video davvero fighissimo. Una sfida in real life da portarvi e adesso non ho Royal Rumble perché è finita la stagione, quindi devo prendere tempo e preparare le novità. Quindi mi sono detto, cosa facciamo nel frattempo? Sostituiamo intanto con un video veloce sta settimana, nel mentre pensiamo bene a che cosa fare. Così sono andato a pescarmi un dropper. E ragazzi, non è un dropper normale come gli altri. Ora vi faccio vedere che cosa ho trovato. Ah, sì, in questa mappa c'è una storia, giusto? È stata una lunga giornata, ma finalmente sono a casa. Lontano da tutte quelle stupide persone, lontano da quello stupido lavoro. Ancora non riesco a credere che mi abbiano licenziato. Mi fa arrabbiare così tanto. Non era nemmeno colpa mia, non ho fatto nulla di male. Ma immagino che non mi importi più così tanto. Odiavo quel lavoro. Mi hanno bussato. Salve? Chi c'è laggiù? Ah, l'omino dei giornali. Che mi ha droppato davvero un giornale. Ok, cosa? Un torneo di dropper nella città e la ricompensa è 1 milione di dollari. Sarà meglio sbrigarsi. Voglio avere un posto in quella competizione. Ragazzi, sì, in questo dropper si vince 1 milione di dollari. In Minecraft, che equivale a rimanere poveri in realtà. Però si vince 1 milione di dollari in Minecraft. La peculiarità è che ci saranno 10 livelli di dropper e li dovrò completare tutti di fila, perché se ne sbagli uno ricominci da capo. Non so perché è notte, devo fare questo video, fa un caldo boia, ho il cappellino, sto sudando da matti, le luci mi fanno sudare, ma io ho comunque deciso di fare una roba del genere, devo fare 10 livelli dropper di fila, devo essere impazzito. Quello è il campione dei dropper, lo dobbiamo battere, quindi iniziamo la sfida da qui. Starting in 3. 2, 1, ma droppo subito a caso? Oh mio Dio, davvero? Così? Ma puoi togliermi il numero che non vedo nulla? Ok, ne abbiamo. Raga? What? Cosa? Cioè, sono proprio letteralmente uno di fila all'altro, non posso neanche prendermi una pausetta? E in più c'ho il numero davanti che mi rompe il cavolo? Ok, try again, sì, ma aspetta, come. Ah, c'è il pulsante qua giù, ok. Perfetto, sì, ma mi droppi per piacere in un modo un pochino più delicato che. Allora, qui è easy. Il secondo è easy. Prima mi ha preso alla sprovvista e ho avuto un attimo di defiance, ma è abbastanza easy. No, ragazzi, ho già filato il terzo. Allora, io te ne faccio anche 20 di fila, però mi dai il tempo di ragionare tra un dropper all'altro, perché con il TP così è davvero da infami, ragazzi, eh. Cioè, è davvero pesante. Allora, già tipo qua io non vedo un accidenti secco. È un casino, già il terzo livello. I primi due sono easy, quindi mi permettono comunque di passare. Easy. Ho detto easy, Eren, cazzarola. Dovrebbero, diciamo, permettermi di passare tranquillamente al terzo livello. Capire dove passare, perché qua sta proprio nel trovare il corridoio giusto, più che altro. Proverei a questo punto andare avanti avanti, poi indietro, che l'abbiamo superato. Ragazzi. Oh. No, vabbè, dai, l'avevo passato. Non puoi farmi morire così. Cioè, neanche mi hai dato la gioia di provarci. Allora, questo abbiamo capito che se vado avanti, in teoria. Ho sbagliato. In teoria doveva essere un'ottima idea. Doveva funzionare tutto splendidamente, no? E invece così non è stato. Comunque, allora, questi due. Allora, il fatto è che in teoria, pian piano che si va avanti e si continua, io dovrei essere in grado di imparare come passarli e quindi arrivare comunque facilmente a quelli successivi. Se invece mi impanico e mi blocco a questi, poi diventa davvero complicata la cosa. Quindi questi li abbiamo fatti. Questo qui è proprio un giochino di precisione, l'abbiamo fatto. E qua cerca di passare. Ok, ragazzi, il quarto l'abbiamo fatto. Raga, qua dove cazzo devo andare? L'acqua l'avevo. Sono rimbalzato? Erano slime quelli? Voglio tornare indietro nel tempo e tipo andare dall'Eren del passato e dirgli: ma sei scemo? Perché stai facendo una mappa del genere? Perché non fai come tutti, fai un video facile, lo copi dagli americani, magari fai un video easy e
e uncut, non c'è neanche uno sforzo creativo di fare niente, e la smetti di sudare la notte, al posto di sudare la notte vai a dormire prima e non fai video difficili. E invece no, io devo sempre complicarmi la vita e quindi mi metto a fare queste cose, va bene. Ok, ho superato il quarto, ragazzi, è il momento della verità. C'era una fila di... Ok. Ok. C'è una fila di slime block a lato degli smeraldi. Nel livello 5. Quindi quasi a metà mappa. Io voglio... Ho bisogno di un checkpoint. Quindi benvenga, ragazzi. Dobbiamo tornarci subito. Vai, proviamoci, ragazzi. Provo a farlo instant. Vediamo se ho capito. Allora, il primo ce l'abbiamo fatto. Adesso le difficoltà iniziali le abbiamo superate. Questo è davvero, davvero easy. Qui è un pochino più... difficile perché devi fare questo passaggio un attimo stretto. Ora, vedete, ci siamo quasi. Passa qui, perfetto, ottimo. Avete visto che ce l'abbiamo già fatta. Mi sono dimenticato, cazzo. Porca Eva, raga, porca Eva. È così difficile passare per quel breve spazio lì. Devi cambiare direzione 800 cavoli di volte. Guarda, qua ti cambio anche al volo la caduta. È semplicissimo questo drop. Ma quello, ragazzi, porca zozza Eva. Ecco, ecco, raga, io qua non ce la faccio, non ce la faccio. Il quinto livello forse potrebbe essere il mio limite. Oh, ragazzi, yes! È stata dura, raga, è stata dura. Il problema è che siamo a metà e... Oh, capito, devo rimbalzare lì e uscire, mi stai dicendo? Ah no, c'era l'acqua. Shit, cosa? No, ragazzi. Ma stiamo scherzando? Devo droppare in mezzo alla pioggia? Allora, mi sono buttato a caso perché ho detto magari quella non è acqua, dovevo effettivamente rimbalzare lassù o qualcosa del genere. No, vabbè, raga, no, è impossibile. È impossibile farcela a sto punto. Ragazzi, ci tocca provare, cioè non so neanche che cosa fare, è impossibile. Guarda, guarda quanto cazzo è impossibile, ce l'ho fatta. Oh mio Dio, raga, ce l'ho fatta. Oh mio Dio, che cos'è? Che cos'è? Ok, ragazzi, perdonatemi il silenzio, ma concentrazione a palate qua. Quindi qua devo... Oddio, no! È troppo veloce, ma ho capito che quando entri devi andare verso... Ragazzi, dopo 35 minuti di tentativi, io give up. Cosa? Eren, ti arrendi davanti a un dropper? No, adesso andremo a sfidarli questi dropper, ma lo voglio fare uno per volta. Questa cosa dei dropper di fila è un po' troppo per i miei gusti. Quindi non premerò end run, ma ho predisposto qui un bottoncino che mi permette di saltare i livelli che ho già fatto. Quindi ho pensato di ricominciare da qui e provare... in qualche modo a fare questo, perché ragazzi, io davvero... Cioè, anche adesso lo sto provando senza fare gli altri prima, quindi direttamente, e non lo capisco, è impossibile. È complicatissimo. Oh mio Dio, ragazzi, ce l'ho fatta. Oh mio... Che cos'è? Che cos'è? Cioè, come... Quindi, ragazzi, proviamo a fare singolarmente con il checkpoint questo livello. Cioè, vi rendete conto... Come fa una persona normale a completare questa mappa? È davvero... È una sfida devastante, ragazzi. Allora, cioè, anche solo qua comprendere dove andare. Secondo me, prima di fare una sfida del genere, una persona dovrebbe completarsela almeno in creativa per conoscere i livelli. Al netto di tutti gli errori che uno può fare, ora che arrivi qui. E ovviamente creperai un sacco di volte perché, cioè, non è che è così comprensibile. Vedi, tipo adesso sono morto dove dovevo andare. Non è così comprensibile capire cosa devi fare. E pensa dover ogni volta per tornare perdere un sacco di tempo e morire in tutti gli altri livelli. Ok, tipo qua io devo saltare da questa parte, poi schivare di nuovo tutto e finiamo qua. Bene. Poi c'è un livello dell'end che non sembra molto difficile, però anche qui capite che tipo se muori così perché non sai che cosa ti aspetta, devi poi rifarti tutti gli altri livelli che erano alcuni complicati. Ah. E mo, quindi, cioè sono rimbalzato lì, sono finito qua. Cosa devo fare? Cioè, perché comunque tutto ciò, raga, tu devi arrivare, devi centrare un buco giusto tra quattro. Fare questo, no, dovevo continuare ad andare giù. Quindi qua c'era una sorta di checkpoint, effettivamente. Sì, perché c'è un segreto. Ah, e questa è l'acqua, no? Quindi tutti i livelli in realtà erano...
Che cazzo è? Che cos'è? Guarda! Questo livello, ragazzi, potrebbe essere giudicato quasi... Cioè, non voglio dire impossibile, però è tutto nero, non si vede niente. Io faccio fatica a capire com'è fatto. E tu questo lo devi fare solo alla fine di un percorso. 9 livelli di fila, inferno puro, e per arrivare qui dove poi ti chiedono di fare questa roba e non si vede nulla. Ma siamo fuori? Oh mio Dio, ragazzi, cos'è Levitation? Cioè, devi tornare su con Levitation? Ma sei fuori di... No, dai, cioè tu arrivi... Capite? Capite il viaggio? Devi farti 10 livelli di fila, arrivi alla fine convinto di aver vinto, prendi Levitation e devi tornare su! E quindi, ragazzi, tornato su, mi dovevo poi buttare, finire in acqua! Congratulazioni, un paio di palle, congratulazioni! Hello? Salve? Apro io? È tutto vero? Chi è? Sono Carl, il tuo migliore amico dalla scuola superiore. Ah, da quanto tempo? Dove sei stato? Bene, ma non bene come te. È davvero vero che hai vinto $1 milione? Sì? Come fai a saperlo? Sei su tutti i giornali, uomo. Ah, non pensavo fosse una così gran cosa. $1 milione, uomo. È davvero tanto, vero? Cosa farei con tutti quei soldi? Beh. È una villa incredibile. Giustamente, questa mappa finisce qui. È impossibile, è una mappa impossibile. Se volete sfidarla, provateci, fatemi sapere dove arrivate. Ma onestamente, onesti, perché non ci credo che la finite. Si poteva arrivare al 7. Poi i tentativi sarebbero stati così tanti. Cioè, in realtà uno lo può anche finire, ma io personalmente per finirlo avrei dovuto fare 1 milione di tentativi. Non lo so, la dovevo imparare a memoria. E è una cosa davvero infattibile. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi saluto, un saluto da Iron Blaze. Ci vediamo alle 18 con un video molto speciale. Ciao a tutti!